A me piace sempre pensare che la sub-track funzioni un po' come un'orchestra. Nell'orchestra ognuno ha la sua parte, c'è il violino, c'è il pianoforte, ci sono le percussioni, ci sono gli strumenti a fiato, ci sono gli strumenti a corda, però affinché venga fuori un'armonia è necessario che tutti suonino all'unisono. E affinché tutti suonino all'unisono è importante che ci sia qualcuno a dirigerli e che colui che li dirige sia un bravo direttore di orchestra. Io so che tutti abbiamo capito di chi stiamo parlando, però voglio fare un gioco con voi stasera. Voglio provare a mandare un video e vediamo se riuscite a capire chi è il nostro prossimo ospite. Dalla regia ci siamo con il video. Ci siamo, Lino. Sono le 5:24 minuti qui a Gioia Tauro. Lino, là da voi che ore sono? Da noi sono le 7:24. Siamo in cima a presentarlo. Dopo 7 ore ho 14 minuti di cammino. Lino, quali sono le vostre emozioni e intanto come vi sentite lì sopra? Siamo stremati, purtroppo non siamo riusciti a salire tutte e sei, poi nel 5004 hanno mollato sia il mio lavoratore che il scuola con l'amico per problemi di quota. E quindi vi confermo che siamo stati io, Bruno Pellegrino, Francesco Guadalà. Qui è meraviglioso, siamo sul ghiacciaio del Kilimangiaro, è una sensazione unica. E come ci tengo a dire, Salvatore, che questa cima la dedichiamo ai nostri ragazzi, come l'abbiamo promesso. Penso che è il modo migliore per omaggiarli. Lino, è una cosa che vi fa onore e che fa onore anche a tutta la città di Gioia Tauro, quello che state dicendo. Grazie Salvatore, grazie. Voglio ricordare che sia Livia che Pasquale, scusami, siamo per stremati. Pasquale sono arrivati a pochi metri da Stella Poggio, quindi diciamo che noi siamo riusciti a mettere i piedi sul Rubik, loro per pochi metri non ci sono riusciti a stare con noi. E niente, speriamo, adesso dopo 23 chilometri di ritorno, non sappiamo come fare perché siamo veramente stanchi, però penso che la felicità ci faccia scendere velocemente. Lino, ti ringraziamo per aver condiviso con noi queste emozioni e soprattutto per le parole che hai detto prima. E ovviamente aggiornaci appena siete di nuovo al campo base, in modo tale da essere anche noi tranquilli del fatto che state di nuovo tutti insieme. Siamo noi che vi ringraziamo voi, Salvatore, ringraziamo pure Informatica che ci ha permesso questo collegamento. E poi vogliamo salutare tutta la Sud-Trek, Salvatore, permettici di farlo, e tutte le nostre famiglie. Comunque noi appena arriveremo al campo base, vuol dire che dovremo scendere intorno ai 3100, ti contatteremo. Va benissimo, grazie allora e buona giornata. Scusate la voce, ma fa freddo, sono tantissimo. Ci sentiamo allora dopo, buon cammino. Grazie, ciao. Abbiamo capito tutti di chi si tratta. Invito a raggiungermi qui sul palco il presidente della nostra associazione e quello che ci sta raggiungendo, Lino Cangemi. Grazie mille, grazie per averci raggiunto, grazie per essere qui e grazie per tutto questo. Penso di parlare a nome di tutti coloro che stanno seduti davanti a noi, di tutti quelli che stanno dietro le quinte. Davvero grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti voi per essere sempre presenti. Questa è la Gioia Tauro che mi piace
Vorrei ringraziare i componenti di quella telefonata che mi hanno regalato emozioni forse uniche nella mia vita, che sono sempre il mio vicino, la mia ombra, Vincenzo Fondacaro, Bruno Pellegrino, Lidia Morogallo, Pasquale Bonarrio e Francesco Badalà. Quando nella telefonata dicevo che per pochi metri non sono saliti, come gruppo per noi è stata una sconfitta, perché sai, la gioia è bella quando la si divide in tutti. E il nostro primo pensiero quando siamo andati, al di là della telefonata, per far stare tranquilli tutti, era quello di scendere giù e sapere come stavano, perché noi eravamo preoccupati, ma anche loro erano preoccupati per noi. Questo è lo spirito su di tre. Esatto, ed è l'orchestra di cui parlavamo prima. Quindi l'associazione quest'anno ha affrontato questa grande sfida di Mangiaro. Cosa vi ha lasciato questa esperienza e soprattutto qual è stato il momento più bello e quello più difficile del cammino? Cosa ci ha lasciato? Ci ha lasciato la convinzione che l'anno prossimo dobbiamo ripartire e andare ancora più in alto. Quindi ogni sfida è sempre un consiglio che ti dà. Cioè, una sfida difficile ti consiglia di andare ancora più difficile. Quello che mi ha lasciato, mi ha detto, sì. A me mi ha lasciato 5 miei compagni di spedizione, che io guardavo nei loro occhi la mia pace, la mia serenità e la mia fiducia era totalmente in loro. Io mi auguro e spero di aver dato loro la stessa cosa. Immaginiamo che sia così. E il momento più duro, quello più difficile in assoluto che avete dovuto affrontare? Il più difficile è stato quando dovevamo fare l'attacco alla vetta ed era buio, no? E non si vedeva il sentiero che dovevamo fare. Il brutto è che eravamo arrivati lì di giorno, quindi l'avevamo visto prima, no? E ci guardavamo in faccia e ci dicevamo, ah, che ci vuole? E dopo un'ora, 2 ore di cammino non ne avevamo più. E ci guardavamo in faccia con il senso, dai, non mollare. E là ci scherzavamo. Quando 2 dei nostri sono scesi giù, là è stato il momento più brutto. Non è stato un momento brutto fisico, perché il dolore, la sofferenza, la fatica c'è stata sempre. È stato il momento più brutto perché parte di noi magari non poteva arrivare su con noi. E quello è stato brutto. Significherà che l'anno prossimo andrete più in alto e ci andrete tutti insieme. Ovviamente, per la felicità di tutti i nostri parenti e amici. E adesso facciamo a te la stessa domanda che abbiamo fatto ai nostri ospiti. Quindi, cosa ci dobbiamo aspettare dalla Soul Track da qui ai prossimi 10 anni? Allora, noi adesso siamo felici che sappiamo che sotto il ponte abbiamo compagnia. Ci sono Shark and Groove, quindi almeno loro cantano, noi balliamo. E no, che cosa ci aspettiamo? Guarda, non lo sappiamo che cosa ci aspettiamo. Sicuramente ci aspettiamo di dare tanto per ricevere tanto. E forse è una cosa egoistica, però diversi sentieri, secondo me, ci dà tanto a noi. Perché sai, in molti pensano che l'amore sia una sofferenza, dare amore sia sofferenza. Noi in Soul Track non pensiamo questo, in Soul Track pensiamo che la sofferenza è la solitudine, la sofferenza è l'abbandono, la sofferenza è l'emarginazione. Solo se si dà amore si riesce a sconfiggere davvero quello che è il dolore. E noi continueremo forse a dare amore. Ed è proprio questo che speriamo che faccia l'associazione per se stessa e per la nostra città. Adesso abbiamo un premio anche per te. Ecco che arriva Ilaria, 2 premi, perché è un ospite, un super ospite di eccezione. Eccoci, questo, perfetto, e facciamo anche noi la foto.